portale attuale, al portale precedente, dove emozioni, interazione, innovazione daranno modo di vivere, come dire, in modo nuovo proprio il Trentino online. Sul portale si troveranno promozione e commercializzazione dell'ospitalità, dell'offerta turistica, integrate in una visione organica dell'offerta del prodotto turistico, con un'estrema facilità e semplicità di accesso, oltre che di filtri che consentono insomma di inserirsi, di cliccare e di scegliere proprio, di costruirsi la propria vacanza, proprio a misura delle proprie esigenze. Quindi è un portale che vi invito a utilizzare anche per il lavoro giornalistico, perché è molto dinamico, molto interattivo, con contenuti sempre aggiornati, e la dimostrazione dell'importanza che ormai il web ha assunto nella comunicazione turistica. Vi cito un po' di cifre riferite insomma al 2008, cifre del nostro portale visitrentino.it: 2500 strutture ricettive gestite attraverso il portale, di cui 1000 prenotate in online. Quindi il portale offre la possibilità di commercializzare, di prenotarsi il proprio posto in affitto. È un portale che occupa la 30ª posizione NILS nella sezione Turismo Italia ed è il primo portale per quanto riguarda la destinazione turistica in Italia. 27 milioni di pagine viste all'anno, con circa 5 milioni di utenti unici, 16.000 richieste di prenotazione di proposte vacanze all'anno, 66.000 richieste di prenotazione dirette alle strutture ricettive. È un portale tradotto in 7 lingue che svolge un'attività di promozione straordinaria in quasi 20 paesi europei. Ecco, è visitrentino.it. Vi segnalo anche il intrentino.to, che è invece il giornale online del Trentino, giornale settimanale sempre aggiornato, che vi offre tutti i contenuti di quello che succede sostanzialmente in Trentino, non solo dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista anche culturale, gastronomico, istituzionale e non solo. Ecco, io termino qui. Se ci sono delle domande, noi siamo qui per rispondere, altrimenti andiamo a brindare alla vostra straordinaria, bellissima, come sempre, Firenze, Toscana e anche al Trentino.